chimici, lavoriamo soprattutto con prodotti normali. Uno dei migliori reparti di pediatria nella provincia di Messina è quello dell'ospedale Barone Romeo di Patti, situato in via Mazzini. Il reparto rivolge assistenza ai bambini in regimi di degenza ordinaria, di day hospital ed ambulatoriale presso gli ambulatori di pediatria generale e specialistici. Viene inoltre svolta un'attività di pronto soccorso nell'arco delle 24 ore per patologie acute di interesse pediatrico. Alla divisione di pediatria fa capo l'area nido, in cui vengono accuditi circa 600 neonati all'anno. Fanno parte dell'equipe medica dell'unità operativa i dirigenti medici dottor Di Pasquale Francesco, dottoressa Polimeni Isabella, dottoressa Sgroi Daniela. Abbiamo intervistato la dottoressa Caterina Cacace, primario del reparto pediatrico. Beh, intanto noi abbiamo qui una unità di terapia intensiva neonatale, il che ci rende una struttura unica in questa azienda, perché tutte le gravidanze a rischio, cioè i bimbi che nascono prima del termine, quando hanno bisogno di assistenza particolare, devono essere centralizzati, ovvero ricoverati presso di noi. Quindi questo fa sì che noi diventiamo un centro di riferimento per tutti gli altri punti nascita dell'ASP. Questo percorso, cioè il creare qui una terapia intensiva, è iniziato 17 anni fa, nel 2000. Nel 2001 abbiamo inaugurato la terapia intensiva neonatale. Dal 2001 a oggi noi in media ogni anno facciamo, oltre ai neonati sani, che ormai sono arrivati intorno a quota 900, facciamo anche un centinaio di ricoveri di bambini con bisogni di cure critiche, il che vuol dire necessità di ventilazione meccanica, di intubazione, di cateterismi centrali e quant'altro. Quindi questa è in realtà la mission di questa pediatria, con unità di terapia intensiva allegata. Parlando del numero dei parti avvenuti durante l'anno, sappiamo che l'anno passato sono arrivati intorno a 900. Se quest'anno arriveremo a quota 1000, diventerete reparto di eccellenza nazionale. Pensa che questa cosa può succedere oppure? Beh, questo è complicato, dipende da tanti fattori. Intanto voi sapete che in Italia c'è un calo delle nascite vertiginoso. Noi abbiamo un 10% in meno nella regione Sicilia di natalità, il che è un evento che negli ultimi anni naturalmente in tutta la sua gravità noi abbiamo toccato. Nascono meno bambini, molto meno bambini, e questo vuol dire che noi ci avviamo a diventare una popolazione vecchia, per cui è difficile riuscire a superare i 1000 nati. In questo
questo momento storico. Naturalmente la politica di riorganizzazione della rete sanitaria regionale prevede la chiusura dei piccoli punti nascita, questo sì, e la centralizzazione quindi delle gravidanze, per cui la chiusura, diciamo, di alcuni punti nascita intorno a noi ha determinato qui un aumento del numero delle nascite. Tutti ci auguriamo di andare oltre 1000, ma tengo che ci vorrà ancora del tempo, non è un obiettivo che realizzeremo nell'immediato questo. Quindi per quanto riguarda le attrezzature del reparto pediatrico di Patti, come siamo messi? Siamo a un punto oppure... Allora, noi abbiamo una terapia intensiva neonatale. A differenza dei reparti di degenza, le terapie intensive, sia neonatali che per adulte, devono rispettare degli standard strutturali e tecnologici che vengono imposti da decreti ministeriali. Se non abbiamo gli standard, non possiamo mantenere una terapia intensiva. Questo per dirle che qualunque tipo di terapia intensiva, sia essa neonatale che per adulti, ha quello che gli serve per fare terapia intensiva, per il numero di posti che ha. Mi spiego meglio, noi abbiamo 4 posti di terapia intensiva, il che vuol dire che noi contemporaneamente possiamo avere 4 bimbi con necessità di cure critiche, 4 neonati, perché la nostra è una terapia intensiva neonatale, non pediatrica, e per questi 4 posti noi abbiamo i ventilatori più il 50%, le incubatrici più il 50%, quindi abbiamo non soltanto quello che serve strettamente per 4 bambini, ma siamo attrezzati anche in caso di emergenza, di necessità, ad assistere 1 o 2 bambini in più. L'eccellenza di tale reparto è evidenziata anche dall'incremento del numero di nascite avvenute nell'anno 2016. Un caso raro in tutta Italia, dove si registra un generale calo di circa il 10% delle nascite. Questi ottimi risultati derivano sicuramente da un importante lavoro finalizzato alla centralizzazione delle nascite ad alto rischio. L'ospedale Barone Romeo rappresenta l'unica struttura dell'ASP 5 in provincia che dispone della terapia intensiva neonatale. Qui convergono le gravidanze a rischio provenienti da altri ospedali della Sicilia. Sì, i nostri bambini sono belli come il sole, sì. E noi siamo felici, dai. È un lavoro che, ripeto, grandi dolori e grandi gioie. Grande amore e a volte grande sofferenza. Però ne vale sempre la pena. SRL incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL, al servizio dell'ambiente.